E ritorna come una sorta di mantra la richiesta di collaborazione a titolo gratuito ai famosi esperti che il sindaco rivuole attorno a sé. Pubblicato un bando che scadrà il 18 marzo, tutti coloro i quali con curriculum più o meno blasonati potranno proporsi per dare il proprio contributo professionale alla città. Sul suo profilo Facebook Ruvolo scrive: dato che l'esperienza fatta è stata molto positiva ed ha consentito a diversi cittadini di dare il proprio tempo alla città. Dunque, secondo i canoni del civismo in purezza, le idee che arrivano dal basso entrano direttamente nelle stanze del potere e l'arrestano. Secondo il principio più volte ribadito anche da illustri presidenti di ordini professionali, non ultimo l'ex presidente dell'Ordine degli Avvocati Giuseppe Iacona, che ha ribadito che anche ai nostri microfoni qualche tempo addietro che la gratuità della prestazione professionale non è consentita e tra l'altro il lavoro va pagato in tutte le sue forme. Il volontariato è un'altra storia che non si può commissionare con una collaborazione con un ente pubblico. Il dubbio amletico che sorge nelle menti dei poveri mortali è: ma se un professionista tipo un avvocato viene pagato per una parcella milionaria per difendere una causa a nome del comune, perché un altro professionista dovrebbe collaborare a titolo gratuito? Dov'è lo spartiacque tra il civismo 3.0 e il lavoro retribuito? Il primo cittadino parla inoltre di esperimento riuscito, risultato pare rimasto per pochi intimi da festeggiare al caminetto, alle grandi platee non è dato di sapere. Quali sono i risultati ottenuti dalle collaborazioni degli esperti a titolo gratuito? Unico esperto famoso, tra virgolette, è l'ingegnere Caputo che ha collaborato per il piano traffico e la storia di come è andata la vicenda si racconta da sola. Ci sono state scene da presa della Bastiglia, mancava soltanto qualche olio su tela per raffigurare tutto e saremmo ritornati ai tempi della Rivoluzione francese. Poi ovviamente la soglia della valutazione tra successo ed insuccesso e poi non è così sottile. Se un esperto di comunicazione va pagato 7.000 euro per poi non essere neanche riconfermato, perché un professionista altro dovrebbe farlo gratuitamente? Come si sposa la gratuità della prestazione di ciascuno con lo stipendio della segretaria generale aumentato di 32.000 euro? Domande aperte che resteranno senza risposta perché ormai il Consiglio Comunale, organo di controllo e di proposta, sembra spiaggiato se non a risvegliarsi su pochi temi. I partiti hanno lasciato il sindaco Ruvolo al suo destino, o meglio, Ruvolo ha preso il sopravvento e li considera comprimari, mettendoli dinanzi al fatto compiuto, e l'opposizione tace. Ed infine i cittadini, secondo il più partecipato dei modelli, subiscono.